Morning, buongiorno, eccoci qua con un'altra sessione di yoga sulla sedia, con una chair yoga session. And today is the 21st of December, which means it's the winter solstice and all the sun is where it's the lowest in the sky. Questa giornata del solstizio il sole sta il più basso nel cielo, quindi lo vedremo proprio che gira così. Questo mese ha volato, this month has really flown by, and it's already the 21st. In a little while it'll be Christmas, and then it'll be the New Year's, and then it'll be blah 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 blah, and then it'll be. E il tempo sta volando in modo incredibile, no? E questo mese è già il 21, poi sarà Natale, Capodanno. Però quest'anno è un po' particolare, So this year is a bit special. Io sono un grande amante in realtà come dire, dei cambiamenti, perché quando tutto va come sempre non tiriamo fuori delle nuove doti, non mettiamo in questione vecchi sistemi, e quindi tutto va avanti così. In questa maniera, se riusciamo a cavalcare e vederlo un po' dall'alto, riusciamo a fare che questo momento qui particolare nel mondo diventa una cosa buona per tutti, per noi. So I'm a big fan of when things slight disruptions, let's say, just because otherwise we just keep going doing things as we always have done, and it becomes a bit mechanical, and we don't really find anything new, or we don't really dive into it. And even if it seems complicated and difficult now, we have a possibility at least to see how things are, see how we live, and so on and so forth. So I'm not saying it's not a difficult moment for everybody, e non sto dicendo che non è un momento difficile per tutti, però è così. Una frase che ho incontrato l'altro giorno era, come diceva questa frase? Diceva, tutti i giochi inventati dall'essere umano, tutti i giochi, è un modo per rendere la vita più difficile per divertimento. So I just came across this phrase the other day, which was like every game created by man has the aim is to make life difficult for fun. You see? So it's like when things are difficult, then this is on the Playful Life channel, so this is why I'm talking about this today. It's when things are difficult that potentially they could be more fun. Quando le cose sono difficili, che potenzialmente possa essere più divertente. Magari mi guardi così, Anthony, ma è un momento difficilissimo. Sì, è un momento difficilissimo. So perhaps you're looking at me saying, Anthony, it's a really difficult moment. Yes, it's a really difficult moment. Ma. Va bene, basta i discorsi, andiamo a lavorare oggi. Lavoriamo un po' sull'elasticità del busto. So let's stop talking here there, and we're just gonna work on the elasticity of our bodies here, because this is really where lots of stuff gets stuck. Qui è dove si ferma un sacco di emozioni e sensazioni nel busto. Quindi iniziamo. Facciamo solo questa. Allora, non sono le braccia, sono anche le braccia, ma è tutto quanto il busto che si estende su. So it's the whole of our torso which is going up. So I'll do it sideways. So this is just arms, right? Arms. And all of this here. Tutto questo. Ecco. E giù. Facciamo un braccio alla volta che si capisce meglio. Quindi un braccio, ecco, su, su. So really stretching this part of our body. And the other side, okay. If you're wondering why I'm next to a teepee, this is something we created this summer.
nothing to do with the solstice. Se vi domandate come mai sto accanto su TP oggi, TP, insomma, l'abbiamo fatto quest'estate, anzi, l'ha fatto Greta con, oh, non mi ricordo con chi l'ha fatto adesso. C'entra niente col solstizio, ok? Allora, continuando con questa elasticità, quindi facciamo con le gambe questa che facciamo normalmente, ma è giù. So, bit more dynamic, un po' più dinamico, piano, però non voglio che vi viene una fitta qua, ma sentite questa, eh? Ecco, che si allunga bene qua. Ok, the other side. Ok, let's do a bit of cat movement. Facciamo un po' di movimento del gatto. Faccio vedere anche di lato. Se è facile, inspiro su, espiro giù. If it's easy for me, I'll breathe in here and breathe out. Ok. I'm just gonna stop and stop our minds, like just feel like we're silent for a second. Ci fermiamo la testa un secondo, troviamo un momento di silenzio. Okay, so we're going to continue now. This is still, let's not do it too far. Don't want to hurt your wrist, ribs or anything. So, up, open and close. Aprire e tornare. Aprire e tornare. Aprire e tornare. Siamo consapevoli di entrambe le mani in contemporanea. We'll wear both our hands at the same time. And come back. Up. And come back. Inspirare. Excellent. Okay, so let's do this one on the side. War position, warrior position, not war position. La posizione del guerriero. Ecco. Aprire qua, aprire le linguine. So opening our side here, our tops of our thighs, our groin. And breathing. So one very simple thing, change in mental wording that can help us a little bit in these times, and all times probably as well. So release the leg.
queste gambe si sono rilassate, si rilascia proprio. Ok, the other side. Bello questa che si rilascia così. Anziché dire momenti difficili, così, la cambiamo in momenti interessanti. Momento interessante. Allora, questa ci fa prendere un po' di spazio dalla situazione e ci rendiamo conto che veramente è un momento interessante in questo che stiamo vivendo. Cioè, nel senso che tra 10 anni guardiamo indietro, che momento assurdo era questo qui, no? E quindi se riusciamo a vivere questa particolarità della situazione, meglio, no? Ci sono tante, cioè non è paragonabile, non credo che sia paragonabile a quelle che succedono nei campi di concentramento, però ci sono tante storie anche lì dove è uscito fuori una grande umanità, una grande speranza, una grande luminosità delle persone. Yeah, I was just saying that we can't really compare if we change how we see what we're living now from difficult to interesting, then we get a little bit of space from it. We get to see that it actually is a very curious moment, really very curious moment in all sorts of ways possible. And if we think in 10 years' time, we look back on this time, we will see it as like this crazy moment that we lived through. But it's not really. We can't, and release the leg now. Release it. Okay. Let it down. Rilascia la gamba qua adesso. Non si, we can't even begin to compare this moment to what it was like in a concentration camp, right? But there are lots of stories of people that lived this great difficulty in a very positive way. Probably mainly through trying to be help to other people. Probabilmente, cioè, sicuramente la vivevano bene cercando di essere un aiuto per gli altri. Tirare fuori quelle cose che sono rimaste fermi. Dormienti. So yeah, it's what gifts is this whole situation inviting us to bring out that we're not bringing out? Quali doni ci sta invitando questa situazione di portare fuori che non stiamo portando fuori? Questa è una bella domanda da fare. Perché il mondo ha bisogno dei doni di tutti, di ognuno di noi. Il mondo ha bisogno dei nostri doni. So the world really needs each and every one of us gifts, eh? Your gift, every one of yours gifts, all the people watching live, all the people watching later. Anyway, I'm going off on one a bit. Sono partito su tangente. Mi sono messo pure le palline da natalizia oggi. Andiamo giù col busto. Piano su, abbracciamo un ginocchio, so we're just gonna hug a knee on a chest. And when we do this, try not to be slouched down, but sit up straight. Quando abbracciamo il ginocchio al petto, cerchiamo di non curvare la schiena, ma stiamo belli dritti. Continuare a respirare. Facciamo questa, ieri abbiamo fatto due risate con Sara perché nel film Shame on Medicine Woman c'è una scena dove Kit si prepara 5 uova e si mette a mangiarli. Allora, tante persone, cambiamo, tante persone dicono: mazza, quante uova mangia quella signora? E
realtà c'era una scena che era io e Sara che mangiavamo anche insieme a Kit, che però cioè, è stato tolto poi questa scena. Quindi no, noi, per noi era chiaro che lei preparava per altri, invece no, sembra una mangiatrice incredibile di uova. So I was just saying that we had to laugh a lot yesterday because in this film, Sara made Chairman Medicine Woman, there's a point where Kit like cooks herself some eggs. She cooks up like five eggs and then she sits down to eat them. And at one point this was part of a scene where she ate together with Sara and I as well, but that just wasn't fitting in with the film, so it got taken out. So now it just seems that Kit, she just like eats five eggs for breakfast. It's just funny. Anyway, it's funny, yeah? It's just a comic moment, so. Okay. Yeah, we have to find more times, more moments of laughter. Dobbiamo trovare più momenti allegri che ci fanno stare su. Allora, alziamo sulla sedia. Ecco, tutte e due le gambe sono distese, una mano sulla sedia e facciamo dei bei giri col braccio. Se vogliamo, inspirare su e espirare giù. If we like, breathe in up and breathe down. Breathe out down. Ho rimesso il microfono oggi perché c'è un po' di vento oggi, poi quando c'è il vento si sente male. Spero che si sente bene, non è troppo forte, mi schiaccio proprio qua. Ok, so just. If this is too tiring for your arm, se questo è troppo per il braccio, lo mettiamo così. Ok? Sguardo un po' in su. Respirare. Abbiamo un braccio, solo poco che giriamo, so we're gonna change our arms and maybe just a slight twist, or if we feel like it, arm in the air. It's too much the arm in the air, keep the arm down. Okay. Yeah, both arms. If you can, go all the way down. If not, just like this. We feel it stretching in the front leg. Sentiamo che si allunga nella gamba. Questa davanti. Respirare. So breathing. Okay, the other side. I'm particularly happy because a friend of mine, Michele, he helped me build a wardrobe. Con il braccio. Cioè, sono contento perché un mio amico Michele è venuto ad aiutarmi a costruire un armadio. Quindi sto finalmente sistemando un po' la mia camera, cioè il mio studio, insomma, il salone, che non si poteva più. Insomma, e questa trovo veramente una grandissima cosa, che è un po' più ordine. L'ho sempre sottovalutato tantissimo, ma veramente è importante dedicare o così o così. Quindi sono toccato che mi ha aiutato, e toccato che di avere spazio, ecco, spazio. I'm very touched that my friend's helped out. He's helped out. And okay, the other side. L'altro lato. E che c'è spazio. So che tante persone in questo momento hanno proprio sistemato tante cose nelle loro case.
lots of people in this time, you know, they've taken it as a time to make a bit of, have a bit of a clear out. Hey Willow, how are you? Ciao Willow. Down front leg, allunghiamo la gamba davanti, nello yoga c'è una posizione del cavallo che però sulla sedia è un po' difficile farlo, sarebbe facciamo questa invece, mettiamo il piede sopra. So let's put our foot up here. I was just saying that there is a horse position in yoga, but it's a bit strange to sit on a chair. I'm sure we could do an adaptation somehow, but so okay, like this. So important to just get excited about things, you know. Sometimes it's hard because we don't feel excited at all, right? So for example, we got out some recipe books and we're looking through them for things to try and cook at Christmas time, you know, new things we don't know already, and this already brings enthusiasm and enjoyment. È così importante trovare, a tirare fuori la nostra passione per le cose. Sara e io, per esempio, no? Tirare fuori dei libri di cucina, di ricette, guardarli e pensare cosa si può cucinare per Natale, così. È bello, no? Uno si stimola, è importante stimolarsi. Trovare momenti di novità, domandarsi, questo lo posso fare in un altro modo? So asking ourselves, can I do this in a different way? And it just makes things more interesting. We become more... Okay. Dico anche questo che sto leggendo ora. Noi tutti siamo creativi. Fammi dire la cosa, se i nostri genitori erano creativi, se no i nonni o comunque i nostri antenati erano tutti creativi, cioè per forza creavano cose. Creativi non vuol dire che erano artisti per forza, può essere anche artisti, ma creavano. Noi adesso siamo molto spettatori delle cose. E questa ci porta molto disagio, quindi il mio invito è di essere un po' più partecipe a creare cose, che può essere anche cose d'arte, può essere cose scritte, non lo so, però essere più meno uno che guarda la TV così. Adesso mi state guardando, però poi basta oggi. Ok, so I was just saying, you know, okay, let's do something while I'm talking about this. Let's do a twist. Facciamo una torsione. Così. So if we go back, even if we're not particularly creative, or our parents aren't particularly creative, or our going back, we find people that were creative, you know, they created things. But anyway, in the story of humanity, people have always been very creative and looked for creative solutions and you know, we're proactive, and now that we're a bit more like spectators and we just watch things, you know, it means that we don't really dive into our own lives, you know. So my invitation is to do some creative stuff, you know, whatever it is. Tutte queste cose dobbiamo rifletterci lì insieme, no? Dobbiamo pensare, ah, ma è così veramente? Ah sì, ma a me sì, così, cos'ha, così.
profonda. Again. Una fluttuazione. So, leg on top, I go the other way. Vado nella direzione opposta della gamba che sta sopra. Delicato, delicato. Change size, but let's make it like beautiful, like. Okay, the other side, l'altro lato. So we've moved today, but we've done a lot more food for thought, perhaps. Ci siamo mossi oggi, però molto più nutrimento per il pensiero, no? Andiamo giù, rilassare tutto. Okay, we're gently coming back up, even stopping halfway. Piano piano torniamo su, magari ci fermi anche a metà. I bambini volutamente gli piace quando gli gira la testa, quando siamo grandi inizia a non piacerci più, ma so when we're kids we love to, we love it when our heads spin. When we're adults we don't so much. Okay, so let's drop our hands together. Chiudiamo un momento gli occhi, sentire gli effetti. So we're just gonna close the eyes a moment, just feeling the effects in our body, realizing that solstice is an important transition moment. Rendendoci conto che questo è un momento del solstizio, un momento di transizione importante. Andiamo verso la luce. So we're heading towards a more greater, longer days, brighter days.
Let's finish with this mantra today. Finiamo questo mantra oggi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's quite simple. Facciamo questo mantra, è semplice, sembra un po' lungo, però prendiamo mano. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Thank you, grazie. E alla prossima. Buona giornata a tutti. Guarda le balline. tanti auguri a tutti. So, happy Christmas to everybody. So, see you next Monday. Ciao. Ci vediamo lunedì prossimo. Buon
Buona giornata a tutti. Come state? Come state dopo questa mantra? Sai come ho fatto questa mantra? Nice. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ho fatto una fatica a fermarmi, ve la dico. It was very difficult to stop this mantra. So, anyway. Buona giornata a tutti, di nuovo. Mi piace sempre sentirvi. I always like to hear from you. So, anyway. Ciao. Finish call.